Salve a tutti, bentornati su Polvere Fumetti e bentornati alla vostra forse rubrica preferita, dovete diventare ogni settimana o ogni due settimane, come in questo caso più povero delle precedenti, perché la settimana scorsa abbiamo balzato il solito appuntamento e quindi si sono accumulate un pochino di cosine carine carine di cui parlarvi in questo video. Come al solito ci fosse qualcuno di questi bei fumettoni che vi interessasse particolarmente recuperare su Amazon, vi lascerò il link qua sotto in descrizione per poterlo fare tramite i miei link. Come sempre se mi acquistate i fumetti tramite i link che vi fornisco. Io Amazon America conosco una piccolissima percentuale che però come al solito a voi non aggiunge assolutamente niente oppure meglio ancora se siete di Pavia passate a queste parti li trovate belli belli freschi freschi alla nerderia di Pavia come sempre se fate un giro trovate in questo brutto faccione a proporvi i vostri bei fumettoni cominciamo con i manga come sempre con il nuovo primo volume di una serie spin-off delle bizzarre avventure di Jojo ovvero Jojo Crazy Diamond Demonic Heartbreak <coughs> di Kowai Kadono Tasuku Karasuma con ovviamente concept originale di Hiroiko Araki, uno spin-off che soltanto a sfogliarlo vedo che lega già due delle mie serie preferite, ovvero la terza in quanto essendoci eh, come protagonista praticamente di questa storia il caro pistolero Holors scusate, eccolo qui, che incrocia la propria strada con niente po, po' di meno che, adesso non mi ricordo come si chiama il protagonista della quarta stagione, molto molto bene, mi Garashimonei garashi con appunto il bravo nipotastro di ehm um... Oddio, santo, quei nomi, veramente... Con jo Lady Joseph, adesso non mi viene in mente come, come si chiama, mi viene in mente Gashikata di cognome, ma non mi ricordo. Che, tra l'altro, mi, mi suona molto molto strano come come dire, come dire, interlacciamento, perché non, non capisco come questi due possano essersi incontrati in qualche modo e maniera. Anche considerato come se fosse un prequel della quarta stagione, dove, insomma, il nostro protagonista sviluppa il suo stand, Crazy Diamond, che dà appunto il nome a questa serie... E quanto invece Olors, insomma sappiamo bene cosa gli succede nella, nella terza stagione, mi sembra molto molto strano e quindi sono anche questo molto molto curioso di capire come, come appunto sia collegato appunto anche a quest'altra stagione, alla terza stagione. Vedremo, vedremo, me lo leggerò e vi, vi farò assolutamente sapere, come sempre l'ho preso perché eh, insomma Jojo è una delle serie a cui sono più legato in assoluto e se avete visto la top 10 manga lo sapete benissimo e quindi non mi sono assolutamente voluto lasciare scappare questo, questo spin-off venduto al prezzo. Di 5,90 euro, un'edizione abbastanza standard di, di Star Comics con solamente una sola copertina ad abbellire il, il volume. Non ho visto illustrazioni sotto, ma eccoci, ricorda anche che come protagonista di questa storia ci sono anche: c'è anche Oingo, se non mi ricordo male, uno dei, um, dei portatori di stand che ha questo libro illustrato, da cui vengono appunto tutte queste illustrazioni che vedete sotto la, la copertina. Appunto, molto molto particolare, eccolo qua. Questo è Crazy Diamond, appunto lo stand di. non mi viene proprio in mente il nome. Josuke, Josuke Kashikata, ce l'ho fatta, ce l'ho fatta. E che appunto mi, mi, un attimo mi, mi perdo nel collegamento fra, fra, questi, fra questi due personaggi, appunto fra queste due, due stagioni. M sembra molto carino, sembra che ci sia di mezzo ancora il buon Dio Brando, quindi tutto sommato sappiamo anche che è cronologicamente collocata durante ovviamente la terza stagione praticamente con appunto questo miscuglio insieme alla quarta ripeto non, non lo so devo leggerlo e vi farò sapere anche appunto come è interlacciato con l'altra stagione è uscito poi sempre per Star Comics il quarto numero di una delle mie serie preferite in assoluto di quest'anno quella che è stata veramente una grandissima e graditissima sorpresa che ovviamente è il 9 di Ranking of Kings di Sosuke Toka di, sempre di Star Comics pubblicato al prezzo di 6,90 euro questo dovrebbe avere esatto anche alcune pagine a colore all'interno solamente quelle che presentano un po' i vari personaggi appunto della, della nostra vicenda molto molto carino ripeto per me beh, questa è una delle scoperte di, di quest'anno mi piace sotto ogni punto di vista mi piace il fatto che sia disegnato letteralmente come, come un codomo come un fumetto per bambini Guardate, che, che carino! Non a caso il protagonista è anche un protagonista in cui ehm, diversi giovani potrebbero un po', insomma, rivedersi. Un ragazzino che decide di andare contro tutto e contro tutti quanti, eh, nonostante le sue difficoltà, nonostante le sue debolezze, pur di dimostrare al mondo intero di essere un, uh, un ottimo candidato a diventare re del proprio, del proprio regno. Bellissimo! A me piace, piace veramente, veramente tanto. Mi intenerisce molto anche questo. Questo giovane protagonista, questo principino che fondamentalmente vuole farsi un po' apprezzare da, da tutti quanti, con questo fondamentalmente un autismo. Ecco, un personaggio muto che non può parlare, con una, questa sua spiccatissima ingenuità, questa sua grandissima trasparenza che, eh, da un lato, gli gioca ovviamente dei, dei pessimi scherzi. Mentre dall'altro gli consente di conquistare anche l'amore e la tenerezza di alcuni personaggi che incontra lungo il suo cammino per appunto diventare il, il più grande di tutti i re. Bellissimo, veramente mi piace molto, mi piace appunto anche il fatto che sia disegnato in questo modo molto, molto abbozzato, molto, molto fanciullesco, proprio come se fosse appunto un, un codomo, un fumetto per, per bambini. Veramente molto, molto carino. Lo sto leggendo con, con tanto piacere, sono contento che sia arrivato anche in Italia proprio grazie a Star Comics. Nel corso di quest'anno, ve lo straconsiglio veramente. È proprio bello, leggero, divertente, piacevole, però tutto sommato anche abbastanza, come dire, intraprendente sotto un certo punto di vista. Ti, si fa leggere molto, molto bene. È una lettura che eh, tiene, tiene veramente molto incollati alle sue pagine. Ve lo, ve lo straconsiglio veramente. Dateci una, una bella occhiata. Altra tra le mie serie preferite in assoluto. Degli ultimi anni, che è Dan da Dan, già arrivati al numero 9 della serie di Yukino Butazzo, pubblicato questo invece da J-Pop al prezzo di e 6,50€, scusatemi, bellissimo, super divertente, che numero dopo numero espande costantemente. Questo, questo, questo mondo totalmente fuori di testa, questo mondo totalmente bislacco, addirittura in questo numero saltano fuori gli scontri tra Mecha e Kaiju, insomma una roba totalmente fuori di testa, questa guerra fondamentalmente che c'è fra gli spiriti e gli alieni che arrivano appunto in Giappone, che arrivano sul nostro pianeta e desiderano appunto fare guerra, ho questo, questo giovane gruppo di... Questo, questo, e questo piccolo gruppo di personaggi, questo gruppo di giovanissimi protagonisti che si ritrova appunto un po' in questo conflitto reagendo in maniera totalmente fuori di testa, veramente a me piace veramente un sacco, è molto molto divertente, credo sia disegnato in una maniera splendida, a me piace veramente veramente tantissimo come, come lavora Yukino Butazzo, si vede che è stato autore, che ha aiutato insomma um, Tatsuki Fujimoto il disegnatore di um, stavo in The One Punch Man ma non è One Punch Man di Chainsaw Man scusatemi Bellissimo, veramente super super figo, mi piace molto anche come è disegnato con questo stile molto molto pulito sotto un certo punto di vista, con tutti questi bellissimi design, non solo dei personaggi ma anche dei, dei mostri, degli alieni, insomma è veramente super super divertente e poi mi piace sempre anche molto vedere sviluppata questa storia che c'è fra questi due giovani protagonisti che va avanti in maniera molto molto tenera, ecco le situazioni che li vedono protagonisti che sviluppano molto quello che è il rapporto tra i nostri due, due giovani prosegue in maniera eh, molto molto cadenzata veramente tra un episodio tra un combattimento e l'altro creando anche tutta una serie di eh, triangoli amorosi eh, insomma, che, che generano l'invidia di uno dell'altro. Molto, molto carino, ripeto. Lo seguo molto, molto volentieri. Mi piace veramente, veramente tanto. Per me, come ben sapete, è una delle novità più, più belle degli ultimi anni. Veramente, sotto ogni punto di vista, è veramente disegnato benissimo. La storia è divertentissima. È di grande intrattenimento. Bellissimo, veramente. Questo lo consiglio sempre a tutti quanti. Insomma, come nuovo shonen del, del momento. Veramente, è stra, stra piacevole da leggere. Mentre quella che è la novità per me più bella in assoluto. Degli ultimi dell'ultimo anno se non altro che fino se tutto va come deve andare se non ci sono sorprese in queste ultime settimane del 2023 vi dico già subito che questo entrerà di diritto tra i migliori fumetti usciti nel corso di quest'anno e sto ovviamente parlando del nuovo fumetto di Atsushi Kaneko che è Evol arrivato al suo quarto numero direi che ormai sono usciti anche abbastanza numeri per poter secondo me confermare appunto veramente la, la bellezza la qualità di questa splendida storia creata da un autore splendido, un autore fortissimo come Atsushi Kaneko, che buca veramente, veramente tanto quello che è il canone del fumetto giapponese, creandone uno nuovo, secondo me. Veramente Kaneko ha questo, questo grandissimo pregio di saper mescolare benissimo lo stile classico della scuola giapponese con invece una sorta di scuola più, più underground che arriva anche un po' sicuramente dal, dalla cultura europea, mi piace sempre molto anche come vengono un po' inserite tutta una serie di eh, riferimenti, soprattutto a livello musicale, essendo il Buon Caneco un grande appassionato di, di musica punk e insomma questo sembra anche un po' un, un inno quasi ai, ai Discharger, questo gruppo che proprio ha grandemente ispirato probabilmente non solo, non solo Caneco, ma anche alcuni dei suoi stessi protagonisti in più in questo numero sembra che facciano anche la loro comparsa dei, dei nuovi personaggi che andranno insomma a creare un po' di scompiglio in, in, questa, in questo nuovo status quo perché abbiamo visto i nostri tre protagonisti riuscire a, veramente, a fondare un vero e proprio movimento di, di ribellione che raccoglie soprattutto tantissimi giovani ragazzi un po' disadattati come lo sono appunto i nostri protagonisti i tre giovani che hanno cominciato a sviluppare questa serie di, di strani poteri in Seguito al, prima al tentativo di suicidio e poi alla reclusione in questa specie di, ehm, di, di ospedale psichiatrico, insomma, da, questi, da cui questi riescono a sfuggire, guadagnandosi questi poteri, alcuni anche molto, molto particolari, ma soprattutto guadagnandosi le attenzioni degli eroi di questa storia, di questa città e degli eroi di questa storia in generale. Eroi che abbiamo già visto non essere proprio ehm, eroi to cure, come i nostri protagonisti non sono dei cattivi to cure. Insomma, è veramente super, super a me piace tantissimo anche questo sotto ogni punto di vista. Ripeto, sono anche stracurioso di vedere entrare in scena questi, questi nuovi personaggi. Che non, non si riesce neanche a capire se siano dei, dei nuovi villain, comunque dei personaggi che vogliono opporsi alla nostra squadra di, di Evil, oppure se siano invece gli eroi della città rimasti. Eh, per appunto contrastare questa insomma questa ribellione dilagante che continua a dilagare sempre di più e che continua a mettere in ginocchio anche il Giappone faccio vedere ancora una, una pagina perché è veramente splendido mi, mi piace tantissimo sono super super contento che sia arrivato anche questo nuovo fumetto di Evil tra l'altro vi consiglio di dare un'occhiata al primo episodio della live action giapponese appunto tratto da questa serie lo trovate su YouTube gratuitamente completo eh, non so se siano disponibili i sottotitoli perlomeno in inglese però Dateci un'occhiatina perché sembra essere veramente molto molto interessante L'unica cosa che un pochino mi fa storcere il naso è il grandissimo adattamento Anzi praticamente l'adattamento inesistente al, del fumetto È totalmente una... Ripresa pedisse qua di quello che è il fumetto, di quelli che sono i design dei personaggi, un po' come capita molto, molto spesso in Giappone. Ecco, però sembra essere veramente molto, molto interessante. Sono riuscito a vederne solo i primi minuti, ma già quelli mi sono piaciuti veramente, veramente tanto. Basta ultima pagina perché veramente ve ne voglio, vi voglio far godere il più possibile di, dello splendido lavoro di, di Atsushi Kaneko. Veramente super, super bello. Venduta al prezzo di 7,90. Vi ripeto, per me, questa è una delle migliori novità uscite nel corso di quest'anno, una delle cose più belle, veramente arrivate nel nostro paese a livello fumettistico passando poi ai volumi bonelli sono usciti i nuovi numeri di dragonero e di ehm, di nandog Numero 13, appunto, di Dragonero, i baluardi dell'Erondar. Quando ve ne ho parlato, credo, in live qualche giorno fa, perché vi ricordo che questi acquisti, questi fumetti, ve li faccio vedere sempre qualche giorno prima in live su Twitch. Quindi, se vi facesse piacere anche scoprire in anteprima i fumetti che compro settimana per dopo settimana, seguitemi anche lì perché una volta, uno, due volte a settimana in live vi faccio vedere anche tutto quello che mi porto a casa in fumetteria. Numero scritto come sempre da Luca Barbieri, l'editor della storia. Luca Enoch e Stefano Vietti con i disegni di Fabiano Ambo, Alessio Cammardella e Alex Massacci. Devo dire, Cammardella è un nome che mi suona nuovo per le pagine di Dragonero, mentre Fabiano Ambo e Alex Massacci. Hanno già lavorato, mi pare, su almeno un paio di numeri, di numeri ciascuno di, di, questa, di questa storia, sempre bellissima, sempre fighissima. Numero che, come di solito capita quando ci sono in ballo tre disegnatori, vuol dire che è un numero che vede magari la stessa situazione da tre punti di vista differenti o racconta tre vicende totalmente differenti l'una dall'altra, con quindi un approccio grafico totalmente diverso. Vi faccio vedere, questo dovrebbe essere il lavoro di mm, Camardella se l'ordine delle pagine viene rispettato. Devo dire che mi piace molto il lavoro di Ambu, che è quello che avete visto prima, uno stile un pochino più graffiato, un pochino più... anche pieno di neri, devo dire mi piace molto anche questa, questa scelta. Appunto quello invece di Camardella, eh, non me ne voglio, lo trovo un pochino più, più piatto, anche un pochino forse più... mi viene quasi a dire, anonimo, però non, non voglio insomma offendere nessuno, è semplicemente la mia, la mia impressione personale. Mentre que anche, me devo dire, anche quelli di Alex Massacci anche questi sono abbastanza piattini, abbastanza standard, non, non c'è un particolare approccio, devo dire, al, al disegno. Però, ripeto, magari leggendo poi le storie si si rende conto che sono degli stili fatti appositamente per le pagine, appunto, che vengono raccontate in, in questo numero. Mi piace anche far notare il fatto che questi protagonisti, visto che molto probabilmente questo numero vedrà aggiungersi alle fila, appunto, dell'esercito dell'Erondar nel combattere la nuova invasione di Abomini, anche gli Elfi, e mi piace un sacco vedere come sia stato scelto come design delle armature, appunto, di questi guerrieri elfici, praticamente un design identico a alle armature degli Elfi che vediamo proprio all'inizio del Signore degli Anelli, nella Compagnia dell'Anello, con, appunto, queste, queste armature, con... vediamo se riesco a far vedere un pochino meglio... così, ecco, con questi elmi, appunto, con questa punta... In, in testa che ricorda veramente molto lo stesso design degli, el degli elmi degli elfi appunto del signore degli anelli come anche per esempio gli scudi che si vedono più indietro così non vi vedete più un appiffero eh, scudi molto molto alti esattamente proprio come quelli del dell'armamentario appunto degli elfi visto All'inizio della compagnia dell'anello, quando c'è proprio la guerra a Mordor, molto, molto bello. D'altronde, Dragonero spesso e volentieri eh, ha dimostrato un, un, una grande, come dire, ammirazione nei confronti di opere come il Trono di Spade piuttosto che come Il Signore degli Anelli, eh, prendendone degli elementi e rielaborandoli a modo proprio, insomma, sicuramente molto, molto bello. Gli Algenti, per dire, questo popolo di eh, creature barbare che vive al di là del Vallo, non sono altro che gli estranei che vivono oltre la barriera del Trono di. Spade, fondamentalmente mi sembra che l'idea sia praticamente identica, però raccontata comunque. In un modo molto molto personale, perché comunque gli agenti hanno un, una serie di loro caratteristiche, sono organizzati in un certo modo. E anche il loro coinvolgimento all'interno dell'ero all'interno del mondo di Dragonero, ha comunque una natura molto molto personale. L'apprezzo veramente veramente molto anche questo modo di affrontare e prendere fare queste citazioni, questi omaggi, insomma, ad altre opere che hanno reso grande il fumetto il fumetto, il fantasy in generale, diciamolo pure tranquillamente. E poi <coughs> è uscito anche il numero 446, appunto, di Dylan Dog. L'altro là. Dello specchio di cui ho già preso anche l'edizione variant uscita in occasione del Luca Comics, eh, numero scritto da, Tiziano Scla... no, da Barbara Baraldi, la nuova curatrice di Dylan Dog. Con i disegni Davide Fourneau, Nicola Mari e Marco Nizzoli. Insomma, parliamo di nomi piuttosto importanti. Queste sono le tavole di Davide Fourneau: molto, molto graffiate, molto, molto nere. Mi piace veramente, veramente tanto anche questa scelta di, di stile. Quelle di Nicola Mari non credo che abbiano bisogno di troppe presentazioni, uno degli artisti più, più quotati, uno degli artisti più bravi, uno degli artisti che ha lavorato più a lungo e meglio, probabilmente è sul personaggio di Dylan Dog, veramente super super bello, mentre le ultime sono quelle di Marco Nizzoli, credo, no in realtà anche, non è diviso eh, come, come Dragonero, credo che sia più esatto, alternato per eh, anche qua definire diversi gradi insomma di, di narrazione. Questi credo che siano i, i disegni di Davide Nizzoli. Che qua spero di non, di non sbagliarmi. Però insomma anche questi mi piacciono molto. Mi piace soprattutto eh, come, come viene utilizzato il tratteggio per rappresentare i dettagli del, del volto, una cosa che mi ricorda molto il lavoro di Frank Whiteley, cioè, spero che si veda anche questi, questo viso invece così, così pulito e contrapposto invece a quest'altro di sopra, molto più definito sotto un certo punto di vista, mi, mi piace molto come, come scelta. Vedremo, vedremo un po' come sarà anche questo nuovo numero di Dragonero. Poi, passando invece al fumetto americano, ringrazio tantissimo Edizioni BD, per avermi omaggiato del primo numero di, anche questa vi anticipo già essere una delle cose migliori che vedrete in classifica per i migliori fumetti del 2023, pubblicata appunto da Edizioni BD, realizzata interamente da Wes Craig, con anche dei coloristi, probabilmente dei letteristi che adesso vi citerò, di Jason Wordy, colori appunto, e il lettering di A. Houston Napolitano, so sinceramente chi, chi sia, End Probabilmente lo studio, insomma, di lettering, e sto parlando ovviamente di Kaya. Eccolo qui il primo numero, il Cavalca Lucertole. Storia realizzata interamente, quindi sia sceneggiatura sia disegni da Wes Craig, il bravissimo autore, il bravissimo disegnatore che c'è dietro le pagine del bellissimo di quel capolavoro che è Deadly Class di Rick Remander, vi faccio vedere qualche pagina. Bellissimo, bellissimo, mi piace un sacco. Sono super contento che sia arrivato anche questo lavoro di, di Wes Craig. Sono molto, molto contento anche perché è una storia che mi piace veramente, veramente molto. Lo sto seguendo anche in americano. È una storia che ha come protagonisti questi due giovani, questi due superstiti del, della, loro, della loro famiglia, del loro villaggio, che decidono di intraprendere questo viaggio in questa, in questa terra, in questa landa. Per eh, in qualche modo poter riportare un certo tipo di, di equilibrio. La giovane protagonista ha anche questo, questo braccio, vi faccio vedere l'illustrazione dietro: questo braccio dotato di, di poteri magici che le consente, appunto di fare cose che normalmente le altre persone non sarebbero in grado di fare, di utilizzare in particolare la magia. E i due, appunto, si inerpicano in, in questo mondo popolato anche da creature molto molto particolari, come per esempio questi giganteschi uomini lucertola. Molto, per esempio, questo qua che c'è questa. Addirittura una, una giacca che sembra un chiodo super, super carino. Ehm, appunto, in questo mondo molto, molto particolare. Ecco, apprezzo veramente, veramente tanto di questo fumetto. Il fatto che sia un, un grande omaggio a tutti quelli che sono, eh, come dire, fumetti piuttosto che influenze artistiche, influenze letterarie, appunto di un certo tipo di fantasy, del fantasy un po' alla Sword and Sorcery classico di Conan il Barbaro, in cui appunto questi, questi protagonisti si aggirano in queste terre completamente devastate, completamente desolate e appunto abitate da creature eh, particolari, da creature insomma, ognuno con un proprio, un proprio world building, ecco, mi piace veramente, veramente tantissimo anche questa quest idea e come, come è stata sviluppata anche poi in, in successione per, per questa serie, perché oltre a esserci questi, questi popoli, questi uomini lucertola, ecco, c'è in campo anche un'altra variabile, c'è in campo questo, questa specie di, di impero, questa specie di... Insomma, eh, organizzazione ben più grande e ben più definita ecco di quelle che sono invece semplici tribù di, di guerrieri, di uomini barbari, fondamentalmente o di lucertole barbari in questo caso. Ma che mi piace veramente, veramente tanto. Vi faccio vedere ancora qualche pagina. E poi mi piace veramente tantissimo come, come disegna Wes Craig, dai design dei personaggi al modo che ha di ehm, disegnare in generale anche. I corpi e i suoi personaggi. Al modo in cui riempie totalmente le sue le sue pagine con queste vignette piene, zeppe appunto di, di dettagli. Faccio vedere questo. Questo modo di raccontare è molto molto serrato, molto molto stretto sotto un certo punto di vista. Veramente lo, lo apprezzo tantissimo perché sono delle pagine pienissime e mi piacciono molto anche i colori, sempre dello stesso Wes Craig. Insomma, questi sono i buoni motivi, secondo me, per, per comprare questo primo numero per provarlo. E ripeto, secondo me è assolutamente una delle cose già migliori, seguendo l'americano, posso dirlo. È una delle cose migliori assolutamente uscite nel corso di quest'anno. E di cui vi parlerò assolutamente anche nel corso dei prossimi giorni. Mi raccomando, prezzo di 17. È un volume brossurato, il classico formato dei volumi eh, pubblicati da, da edizioni BD. Non vedo contenuti extra, vedo soltanto un annuncio che ci annuncia, scusate ripetizione, che il secondo volume uscirà nel corso del 2024, e grazie al cazzo, abbiamo anche abbastanza materiale, perché in, Gia in Giappone e in America sono usciti già circa 12-15 numeri, se non mi ricordo male, quindi insomma c'è molto molto modo anche di pubblicare eh, successivamente anche i prossimi volumi di questa splendida serie. Ripeto, Kaia di Wise Craig è finalmente arrivato anche nel nostro paese. Daglie, daglie, daglie. Arrivando invece a Marvel sono usciti i soliti due numeri spillati delle... Due solite serie che seguo di casa Marvel, ovvero il 37 numero di Thor. Con al suo interno, in realtà non un numero della, della serie appunto di eh, Dio, di Donny Cates, che si è conclusa con il numero 36, ma un annual realizzato sempre credo da Cates stesso, anzi, in realtà, Cates qua forse si era, era ancora indietro. Vedere se trovo i crediti più che altro Perché mi piace molto come è disegnato Potrebbe essere Iban Coelho Ma non voglio dire inesattezze Quindi vediamo di recuperare Colin Kelly e Jackson Lansing Che hanno disegnato appunto questa, eh, questa serie Disegnata da Ibrahim Robertson Molto molto figo Mi piace, piace veramente tanto Di come anzitutto ha un po' Preso il personaggio di Modoc E lo ha un po' stravolto trasformandolo in Mitos. Che probabilmente um, ha qualcosa a che fare con le gemme dell'infinito, boh. e Ma soprattutto mi piace come realizza anche il tonante. Mi piace molto il fatto che sia un personaggio molto anche nella sua, nel suo aspetto fisico, molto meno pulito rispetto eh, anche a, a come lo abbiamo visto in alcuni numeri appunto della, di questa sua serie mi, mi piace veramente veramente molto anche il design di questo costume come ben sapremo tra l'altro e come si vede anche in conclusione di questo albo dove è contenuto un, un primissimo assaggio di quella che sarà la serie che incomincerà invece proprio questo mese dal 7 di dicembre dedicata sempre a Thor ma che porta il il, lo sceneggiatore all'Ewing, Ewing uno degli sceneggiatori più bravi assolutamente eh, al momento sulla piazza in campo americano e i disegni invece di Martin Coccolo? Non vi faccio vedere tutte quante le pagine, vi faccio soltanto vedere che insomma il nostro tonante per questa serie sembrerà ritornare molto sui suoi passi molto molto più classici. Molto probabilmente ci sarà anche qualche cambiamento per quanto riguarda il suo fidato Mjolnir, vedremo, vedremo un po'. Però sono molto molto curioso di leggermi anche il nuovo corso appunto di Ali Wing e Martin Coccolo come ci viene mostrato qua in conclusione. L'Immortale Thor che uscirà il prossimo 7 dicembre sarà occasione per un nuovo inizio appunto per il Dio del Tuono per il tonante al prezzo di 3 euro come sempre. E poi è uscito il nuovo numero di Spider-Man numero 30 dove già al suo interno oltre ad esserci un pacchetto di figurine dedicato a Spider-Man è finalmente arrivato anche in Italia il, un po' il fattaccio cioè la conclusione di questo mistero che riguarda la morte di un personaggio legato, diciamo pure così, a Spider-Man, ormai è stata resa completamente nota tutta quanta la questione, addirittura se non sbaglio è, stato, eh, è uscito proprio nel, nella stessa settimana dell'uscita di questo numero anche il numero con la morte di questo personaggio in, in questione, è un escamotage veramente... Um, non, non so come definirlo, ma non per niente gradevole dal mio punto di vista per... Rilanciare suddetto personaggio in una nuova veste, diciamo pure così, che non, non mi piace per niente come, come idea. Si poteva fare sicuramente in un altro modo, soprattutto si poteva evitare di farla morire sulle pagine di Spider-Man, dato che con Spider-Man. Non è che questo personaggio abbia mai avuto più di tanto a che fare. Insomma, non, non mi entusiasmo particolarmente. Sono sempre contento di vedere Romita Junior ai disegni. Non vi mostro niente, il numero lo terrò chiuso perché tanto me la sto già leggendo tutta quanti in americano. Quindi non sto neanche a, ad aprirlo fondamentalmente. Mentre sono molto, molto contento che sia arrivata anche in Italia l'edizione che raccoglie i primi cinque numeri della nuova serie dedicata al nostro Doctor Strange, scritta da Jed McKay con i disegni di Pasquale Ferri e anche altri artisti che adesso vi vado a menzionare, come Amy Chu, che è disegnatrice, scrittrice scusatemi, del terzo numero contenuto in questo, in questo volume, Andy McDonald, Tokito Tokoro e poi diversi altri coloristi. Devo dire, mi piace l'idea che ci sia su... Um, Dio, continuo a confonderlo. Uh, Jed McKay, perché ha fatto comunque delle cose abbastanza buone in Marvel nel, scorsi, nello scorso periodo. Sono un pochino con meno convinto da Phil Noto, come da, scusatemi, da Pasquale Ferri come disegnatore, che non è un, un artista che a me... Piace così tanto, non mi fa propriamente impazzire. Questo stile estremamente pulito, estremamente fine, non è proprio la mia tazza di tè, ma sono molto curioso perché potrebbe essere funzionale, potrebbe andare molto, molto bene appunto per. Una storia come quella di Doctor Strange, una storia molto molto più psichedelica sotto un certo punto di vista, vediamo tornare anche tutta una serie di, eh, come dire, di atmosfere proprio tipiche del Doctor Strange, degli inizi del Doctor Strange di, di Steve Ditko. E quindi sono abbastanza curioso, sto già leggiucchiando qualcosa in americano, ho già letto i primi due numeri americani di questa serie, li sto un po anche questi un po' accumulando. Però devo dire che mh, i primi due numeri non mi sono dispiaciuti. Voglio vedere un po', non voglio affrettarmi troppo nel, nel dare giudizi. In più, vedo che ci sono anche diversi altri disegnatori, come dicevo prima, coinvolti. Faccio vedere che molto probabilmente, anzi, senza molto probabilmente, raccontano quelle che sono delle vicende eh, secondarie a quella che è la storia principale, appunto. Di Doctor Strange, in particolare, oh, scusate, questi agenti dello Shield, tra cui credo che ci sia anche lo stesso Wong, eh, tutti quanti, eh, insomma, personaggi che riguardano un po' questa, questo approccio mistico appunto all'universo Marvel, cosa più importante tra l'altro è il ritorno di un personaggio molto molto importante per il nostro Stephen, ovvero Clea, quella che è stata la sua compagna di, di vita per eh, praticamente quasi tutta la storia del personaggio, un personaggio con cui eh, insomma Stephen Strange ha creato questo legame molto molto forte da prima di maestro allieva e poi di compagni di vita fondamentalmente Molto molto interessante come, come scelta. Sono curioso, sono curioso di, di vedere un po' come sarà questo nuovo ciclo di Dr. Strange. È uno di, quelli, di di quei personaggi che tengo sempre molto d'occhio, perché è uno dei personaggi che più preferisco del, dell'intero pantheon di casa Marvel. Quindi sono sempre molto molto attento e sempre molto molto curioso di vedere un po' qual è il suo destino sulle sue pagine. Tutto tolgo la mia giacca perché stavo morendo di caldo. E poi arriviamo ai volumi: ai volumi Marvel di sì, scusatemi. Il primo è uscito settimana scorsa, è una di quelle cose che, quando ho visto che era in uscita, mi ci sono proprio fiondato a pesce. Perché si tratta di due autori che io gradisco veramente veramente molto, in modo particolare il disegnatore Edoardo Risso, che in coppia con Brian Azzarello, insomma, ha già firmato più e più volte dei fumetti veramente veramente di altissimo livello. Come per esempio il bellissimo Moonshine, che purtroppo da noi praticamente è penso interrotto, visto che Oscar Mondo. Adori non ha più pubblicato volumi dopo il primo, ed è un peccato perché secondo me è una storia molto, molto bella. E sto parlando di questa raccolta di storie dedicate a Batman, proprio realizzate dalla coppiata Brian Azzarello e Edoardo Risso. Parliamo di Città Spezzata, di Cavaliere della Vendetta, di Wesleyan Comics e I Cavalieri di Gotham, pubblicati tutti quanti in vari momenti, insomma. Della vita editoriale del nostro crociato incappucciato, che, però, hanno come ovviamente punto in comune il fatto di essere stati realizzati da questi bravissimi artisti. Conosco soltanto di nome Città Spezzata. E tra l'altro è una di quelle storie che più e più volte mi è, mi è stata consigliata di, di recuperare. Ma a me piace tantissimo come lavora Edoardo Risso, perché ha questo stile molto molto pulp! Mi ricorda veramente molto nell'uso delle, delle ombre, anche come modo per definire. I dettagli dei personaggi, soprattutto rappresentati, mi ricorda molto quello di, di Mike Mignola, l'uso che ha di, delle ombre, appunto, il nostro buon Mike Mignola. È un disegnatore, secondo me, anche adattissimo per un personaggio come Batman, per queste atmosfere molto scure. E molto molto pulp, soprattutto, faccio vedere. Qualcosina. I due sono ovviamente anche i firmatari di quell'altro quell splendido capolavoro che è 100 Bullets, che tra l'altro si è da poco concluso anche nella sua raccolta in volumi proprio fatta da, da, da Panini, da, da Panini DC. Bellissima anche quella storia, super, super pulp, molto urban. Insomma, i due sono ehm, un'altra accoppiata insieme, secondo me a ah, eh, Ed Brubaker e Sean Phillips che meglio sa raccontare, meglio riesce a raccontare appunto questo genere di, di atmosfere ripeto molto pulp, molto oscure anche sotto questo punto di vista faccio vedere ancora qualche, qualche pagina il volume è abbastanza eh, corposo, è anche piuttosto più grande rispetto ai classici volumi se non mi sbaglio sì faccio vedere una, una comparazione rispetto a Doctor Strange, vedete di quanto, di quanto esce quindi meglio ancora, così si possono vedere meglio ancora le tavole appunto di, di Edoardo Risso è abbastanza corposino e costa 31 euro. Tutto sommato, abbastanza buono come, come prezzo, ovviamente il volume è cartonato. Quindi insomma, tutto sommato. È una, un ottimo rapporto qualità-prezzo per, ripeto, delle storie che sicuramente ripagano a livello di, di qualità, credo sia grafica, sicuramente grafica, ma anche sicuramente narrativa. Ripeto, parliamo di due autori veramente di, di altissimo livello del, del, del mondo del fumetto americano e che hanno firmato veramente delle, delle bellissime pagine. E poi concludiamo con quella che è una, un, una gran chicca. Quando sono stato a Londra nei mesi scorsi ho visto questo volume, speravo che sarebbe arrivato in Italia quanto prima possibile. E finalmente ce l'abbiamo. L'unica cosa che non capisco dell'Absolute di Swamping di Len Wayne e Bernie Wrightson è il fatto che in realtà dovrebbe essere soltanto un primo volume di tutta questa, questa raccolta qua. Non so fino a quando eh, appunto si, si raccoglierà non so se per esempio c'è soltanto ovviamente il lavoro di Bernie Wrightson e Len Wayne, so che dovrebbe essercene un altro, so che sono numerati anche questi, questi Absolute di, di Swamping. Però raga, a me sinceramente frega niente, cioè se ne usciranno altri me li comprerò assolutamente perché si parla del mio personaggio di c Comics preferito e si parla in questo caso delle origini effettive, tra virgolette, di questo, di questo personaggio. In realtà ne esisteva già una versione precedente, ma sono stati Len Wayne e Bernie Wrightson appunto a prenderlo e a dargli l'immagine che noi ancora oggi conosciamo. E poi è stato successivamente Alan Moore che ha... Preso questo personaggio e gli ha dato un rilievo veramente veramente molto molto importante. Lo Swan Thing di Alan Moore è probabilmente una delle pagine più importanti. Per la storia del fumetto americano, quindi è uno di quei fumetti che assolutamente dovrete recuperare: assolutamente, perché è assolutamente importantissimo. Insomma, se, se tre assolutamente non vi sono bastati, insomma, mi, non mi chiedo cosa potrebbe altro convincervi dal prenderlo. Len Wayne, tra l'altro, autore che ha fatto anche grandissime cose in, in casa Marvel Comics. Tra le tante cose che ha fatto, una ve la cito perché è probabilmente uno dei personaggi più famosi e più noti della casa delle idee, che ovviamente è il nostro artigliato canadese Wolverine. Mentre Bernie Wright, sono affermato una bellissima in particolare eh, incarnazione grafica del Frankenstein di Mariscelli che vi consiglio di recuperare perché è qualcosa anche questo di favoloso mi sembra che sia uscita la raccolta fatta da, da Oscar Inc veramente super super bella e che appunto in questo volume come sempre per gli assoluti di panini eh, si tratta di un volumone con questo, questo bel cofanettone mi piace tantissimo anche il, il logo come è stato realizzato questo, questo logo e poi è bellissimo il volume in sé. Sono veramente dei volumi enormi. Quelli di Swampfing hanno questa bellissima particolarità di essere totalmente telati. E a me questa roba, anche a livello di, come dire, di, di oggetto, di, di, di pornografia, sotto questo punto di vista è una roba che mi manda veramente fuori di testa. Mi piace molto anche la cura che c'è. Per esempio, sui dettagli della costina non si vedrà molto perché questo, devo dire, non mi piace tanto il fatto che ci sia questo bianco così preponderante. Un po' perché, appunto, non si riesce a vedere che i, i titoli, insomma, sulla copertina, sulla costa, sono in, in laminato verde. Come anche il logo qua in basso, veramente super, super bello. faccio vedere anche il, il retro, bellissimo. Io ripeto, una sensazione splendida al tatto, è super, super bella come sempre anche una bella copertinona l'unica cosa a me tange fino a un certo punto perché li tengo esposti io santo li tengo esposti con la costina del, del cofanetto in bella vista che mi turba un pochino è il fatto che appunto si differenzi un pochino la costina in libreria rispetto a quella invece di Alan Moore che invece era tutta quanta verde tutta quanta ripetuta fondamentalmente però a me frega cazzi ripeto perché tanto lo espongo come vi, come vi dicevo e sono super super estasiato di poter finalmente rileggermi perché queste storie le ho già lette anche in, in volume americano quelle che sono appunto le origini del mio personaggio preferito di casa di Si Comics questa è la primissima incarnazione non riesco a farvelo vedere meglio perché sennò non vedete più una ceppa la primissima incarnazione appunto del, del mostro della palude mi pare uscito su House of Mystery se non mi sbaglio Dovrebbe essere il House of Secrets, eccolo qua, questa è la, la copertina del primo numero su cui fece appunto l'apparizione il nostro caro Swamping, che all'epoca, se non mi ricordo male, non era neanche ancora Ale Colland. All'epoca era soltanto questo mostro che viveva in questa palude. Ehm, insomma, molto molto particolare come, come definizione, come personaggio, ma che ha avuto soltanto dopo, soltanto successivamente, soltanto una volta. Che alla Moore prese in mano, appunto. Swanfing, questa, questa definizione, questa storia di questo personaggio anche molto, molto drammatico sotto un certo punto di vista. Un personaggio diviso fra appunto la sua natura mostruosa e quella che invece è la sua, la sua umanità, non si perde anche occasione di mettere in mostra. Dei personaggi che insomma ricordano parecchio appunto il già citato Frankenstein, ma soprattutto cominciare anche a, a creare quella che è una, una lore intorno appunto a questo personaggio. Si cita per esempio Anton Arkane, quella che è la nemesi appunto di The quello che diventerà poi l'avatar della putrefazione, una di queste tre, um, come dire. Entità, queste tre organizzazioni, mettiamole pure giù così, che creano l'equilibrio all'interno del mondo naturale. Abbiamo il verde, che ovviamente è l'incarnazione del mondo vegetale, il rosso, che invece è quell'animale, e poi, appunto, la putrefazione, creando appunto questo, questo circolo di morte e di vita successiva, appunto, che, che regola la natura in generale. Veramente bellissimo. Sono super, super contento. Anche se è arrivato anche in, in Italia questo bellissimo volumone, così posso anche riporlo prima dopo averlo letto. Insieme ai volumi di Alan Moore, bellissimo, veramente super, super bello. E tra l'altro, alla fine ci sono anche tutta una serie di eh, bozzetti, pagine in bianco e nero realizzate appunto da Bernie Wrightson. Mi è cascato l'occhio prima: sì, c'è già l'origine anche di, di Alec Holland. Ecco qua, bellissime anche queste pagine, super, super belle. Tra l'altro, apprezzo molto il fatto che ehm, sia stata mantenuta la, la prima colorazione. Se non mi sbaglio, dovrebbe essere la colorazione originale. Adesso vi dico anche di chi della serie di Bernie Wrightson proprio di, dello stesso Wrightson ecco mi ricordavo questa, questa cosa con il lavoro di José Villarubia che vi consiglio sempre di seguire anche sui propri social perché è un autore che eh, racconta veramente tanto di quelli che sono i lavori appunto dei coloristi o di chi si occupa come nel suo caso di rendere omaggio insomma al lavoro artistico di questi, di questi artisti scusate la ripetizione qua ecco vi ho trovato la pagina in cui insomma ci viene raccontata anche l'origine di This One Finger, l'origine di, di Alec Holland. Insomma, super, super bello. Se amate il personaggio di Swamping, questo è un volume che non potete assolutamente perdervi. Non potete assolutamente non recuperare in fumetteria, in libreria, perché è veramente eccezionale. Veramente, super, super bello. Al costo di 53 euro. Quindi, tutto sommato, è anche abbastanza contenuto per, il, insomma, per la confezione, ma soprattutto per, per le storie che, che esso contiene. Veramente bellissimo. Ripeto, ve lo, ve lo straconsiglio. Poi siamo sotto quasi Natale. Quindi, insomma, se idee regalo. Autoregali, insomma, questa è sicuramente una roba che vi interesserà sicuramente. Fatemi sapere un po' come al solito cosa avete letto e comprato voi nel corso di questa settimana. Mi raccomando, i commenti sono qua sotto a vostra disposizione per poterlo fare. Vi ricordo che vi potete recuperare in questi bei fumettoni presso la Nerdere di Pavia. Se venite a fare un salto, a trovarci, ci farà molto molto piacere. In descrizione ci sono come sempre tutti quanti i contatti non solo della fumetteria ma anche i miei, in particolare come sempre Instagram, è il social che cerco di utilizzare un pochino più spesso, almeno ci provo e basta, basta. Vi ringrazio, vi saluto e noi ci vediamo in un prossimo video. Ciao belli!